Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video degli Street Gorilla. Oggi vi vogliamo dire di cosa pensiamo dei maggiori esponenti youtuber del fitness in Italia. In Italia. C'è da dire che nell'ultimo anno questo settore è veramente tanto aumentato. Sì, sì, sta spopolando, quindi a noi ci fa veramente molto piacere. Non so se sapete, ma noi, il nostro stile è un po' diverso, perché noi facciamo calisthenics, cioè andiamo a corpo libero, non facciamo bodybuilding, non facciamo pesi. Però comunque ci teniamo alla nostra forma fisica. Esatto. Cerchiamo di appunto di mantenere ed avere un ottimo fisico, ottime prestazioni fisiche, però avere anche appunto le classiche skill del calisthenics. Esatto, quindi diciamo che noi ci alleniamo a corpo libero, ma siamo molto interessati anche al fitness, quindi è un po' un fitness a corpo libero, diciamola così. Chi sono i principali fitness youtuber adesso, quelli che vanno per la maggiore? Sono Mitch Spampinato, Sarcone, Gabriele Mari, Simone Workout, Filippo D'Albero, Marcon e Team Commando. E gli Street Gorilla. Street Gorilla e Fede Rossi anche. Cioè sono tantissimi altri. Magari ne parleremo poi in un prossimo video degli altri. Per adesso parliamo di questi. Partiamo con Gabriele Mari. Allora, Gabriele Mari è davvero molto simpatico. Noi l'abbiamo scoperto tempo fa, quando cercavamo un video sul calisthenics. Adesso lui non fa più calisthenics, sì, ma ormai elementi comunque pesistica, corpo libero, per incrementare appunto la massa, sì. Molto bravo in quello che fa, simpaticissimo. Infatti nei suoi video si ride, sì, molto. Sì, cioè lui ha molta presa sul pubblico, perché riesce a trattenere molto bene il pubblico, è molto simpatico. Tra l'altro lo ringraziamo perché ha fatto un video con la nostra maglietta, quindi dobbiamo anche ringraziarlo per questo. Salutiamo anche. Sì, forse una piccola critica: ultimamente sta facendo veramente pochi video, perché fa tipo un video ogni 2 settimane, dovrebbe farne un po' di più. Però magari sarà impegnato, non so. C'ha da fare. Quindi mi raccomando Gabri, fai molti più video, perché sarai pieno di fighe così. E niente, fai un po' più video, tutto qua. Un altro che dobbiamo ringraziare chiaramente è Filippo D'Albero. Lui si allena soprattutto nel weightlifting, quindi allenamenti base con sollevamento pesi, quindi stacco, panca, squat, eccetera. Allora, io lo reputo una persona davvero molto intelligente e molto preparata. È uno che ben informato. Sì, è uno che davvero, se vuole sapere una cosa, si informa, fa video molto interessanti. Seguitelo perché è veramente bravo. Sì. Qual è il problema? Purtroppo la gente, quando si parla di fitness, non vuole sentirsi dire la roba tecnica, vuole sentirsi dire bevi la mattina quel limone che dimagrisci. Vuole il segreto, la persona vuole il segreto. Non la pillolina magica che ti dà quegli effetti stupefacenti. Però non ha capito che non esiste quella pillolina. Dovete farvi il culo e allenarvi di brutto. Esatto. Cioè lui fa video molto tecnici. Se volete sapere qualcosa in più sul fitness, sull'allenamento, volete magari approfondire alcuni argomenti, vi assicuro che Filippo D'Albero fa davvero video molto interessanti. Anche sui vari integratori. Sì. Alimentazione. Sì. Cioè noi ad esempio reputiamo il video della creatina, quello che ha fatto lui, veramente molto preciso e molto spiega utile. Tutto. Sì, tecnicissimo. Sì. Continua così. Bravo Phil. Ma so anche lui la nostra maglia, ci segue. E speriamo di incontrarlo presto, dai. Sì, speriamo di incontrarlo presto e forse un giorno faremo un video con lui. Simone Workout. Allora, Simone Workout lo ammiro molto come atleta. Perché? Primo, è molto simpatico, quindi i suoi video fanno anche molto divertire. Ma ho scoperto da qualche mese che lui era da anoressico a molto secco. In un anno il suo fisico è cambiato davvero tanto, e anche la sua forza, quindi in realtà l'anno scorso uno lo guardava e diceva: sì, ma questo fa video, ma che contenuti mi dà in più? Esatto. Se invece lo seguite durante tutta la sua evoluzione, ha avuto una bella evoluzione. Cazzo, ha avuto un bel cambiamento. Si è ingrossato parecchio. Devo dire che anche lui quest'anno ha spaccato. Ci ha dato dentro con gli allenamenti. Sì. Non ha usato pilloline fantastiche. Sì. È un atleta comunque che ammiriamo. Comunque lo guardiamo e lo seguiamo molto. È un nostro amico. Anche lui ha messo la nostra maglietta, quindi ti ringraziamo. Molto simpatico e sta crescendo davvero tanto. Poi a lui piace il pugilato. E quindi un giorno abbiamo detto che faremo i guanti insieme. Quindi questo non lo sapevo. Andremo a Roma e faremo i guanti contro lui e Filippo D'Albero. Addirittura. Faremo un big match. Facciamo quattro cose in quattro. Tutto contro tutti. Facciamo un tag team match. E un altro atleta, Marcon. Matteo Marcon. Allora, lui è un po' diverso dai normali fitness youtuber. Perché, allora, ha un po' questo stile di Robin Hood. Un po' questo stile di lamentarsi, di andare un po' controcorrente.
avere proprio quello che vuole. Sì, esatto. E questo, secondo me è questo stile che piace alla gente. Questo stile che lo sta facendo crescere davvero tanto. È comunque grosso, ha un bel fisico. Lui era un ex, tra virgolette, nerd, che non usciva mai, un fisico, tra virgolette, di merda. E la palestra gli ha cambiato la vita. A volte sembra un po' una persona molto negativa. Ho visto qualche video suo, dico, ma cazzo, ma questo qua è un po' una persona troppo negativa. Però poi in realtà c'è un perché. Lui è davvero uno che non cede a compromessi. E ha uno stile, ha un po' una credenza tutta sua sul fitness. Lui ha dei valori che vuole portare avanti e non vuole, tra virgolette, vendersi a nessuno. Nessuno, sì, sì, porta avanti la sua idea. Giusto, fai benissimo. Sì, sì, fai benissimo, complimenti, continua così, bravo. Diciamo che chi ti ama ti segue. Sì, esatto. Diciamo che quello che trascina il fitness adesso è il marketing, l'80% è il marketing, soprattutto nel bodybuilding. Quindi adesso non lo so, però continua così perché lui sta generando una corrente parallela dei fitness youtuber italiani. Quelli un po' che vanno controcorrente, secondo me. È un personaggio, anche lui è molto simpatico, devo dire, è molto bravo. E soprattutto è molto bravo a montare i video. Poi, che c'è ancora? Fede Rossi. Allora, Fede Rossi, secondo me, è molto simpatico. È una persona simpatica, ignorantissima, un pazzo criminale. Forse, diciamo che io lo seguirei più dal punto di vista dell'ignoranza che dal punto di vista dei contenuti del bodybuilding. Perché effettivamente, che cazzo dice, non dà contenuti validi. Fede Rossi è il classico personaggio, appunto, che ha carisma e le persone lo seguono per quello, perché comunque è un personaggio. Sì, sì, è un personaggio, fa ridere. È un personaggio con la P maiuscola. Sì, sì. Facendo tutte cose strane, tinture di capelli, sì, insulta i negri, insulta tutti. Sì, è un pazzo criminale, però. Cioè, io vedo su Instagram che condivide foto che mangia pizza, che mangia dolci. Sì, sì. Comunque si allena tanto, si allena tanto. Beh, comunque è un buon, un ottimo atleta. Bravissimo. Però effettivamente è un ragazzino che deve essere motivato. Non serve sapere che tu mangi la pizza, ma serve più che altro sapere che ti alleni e che ti spacchi il culo. Anche perché se il ragazzino mangia la pizza diventa obeso. E oltre a quello, cioè sicuramente non è, cioè non ti dà quelle la pizza non ti dà quelle sostanze che pinge come un pazzo. Diciamo, non è che è buona la pizza, io sono il primo che mangia la pizza. Sì, anche facciamo le challenge come pazzi. Però l'avete visto, però per motivare, per avere motivazione, contenuti, serve altro. Però, cioè continua così, che continua a fare casino. Continua a fare macello che fai bene, diciamo, complimenti. Beh, ci piace, ci piace. Sì, sì, ha molti fan. Marco Sarcone. Allora, Marco Sarcone, forse, non è una critica, è una cosa positiva, è cresciuto anche un po' grazie a Spampinato, perché sì, essendo suo amico è cresciuto parecchio grazie a lui. Però anche lui sta avendo una sua identità adesso, anche lui è un personaggio grosso, ha un bel fisico, se ne va bene, ha un sacco di critiche, dicono tutti che è dopato, che non è natural. Quello te lo devi dire tu, quello. Ma secondo me no, secondo me è natural comunque. Non lo so, sinceramente, è bravo, non è male, anche lui si spacca il culo perché comunque va a scuola, lavora e in più fa i video. Una cosa è un po' cattiva perché l'avevamo sfidato sulla Pandoro Challenge e non ha fatto il video. Aiaiaia. Però ti sfideremo in un'altra challenge più avanti, eh. Però diciamo che tutti quelli che seguono una passione e lo fanno con costanza meritano, meritano rispetto. Le critiche sono a zero in realtà. Cioè lui vedo che reagisce molto bene alle critiche e va avanti per la sua strada. Le critiche ci saranno sempre, anche se sei più forte del mondo, c'è sempre quello che critica, ma non perché critica, perché è solo invidia. Esatto. La gente che critica è solo invidiosa, quindi esatto, fregatevene, andate avanti e via dicendo. E infine, diciamo il boss, tra virgolette, il boss dei fitness youtuber, e non, chiaramente non possiamo non citarlo, è Mick Spampinato, Michael Spampinato. Lui ha avuto una crescita enorme, esponenziale. Allora, forse è stato anche uno dei primi, video appunto, sì, sì, sul fitness, vlog americani all'americana. In realtà uno dei primi è stato Oliver Montana, non so se te lo ricordi. Sì, sì, Oliver Montana. O Buster Wallace. Però di quelli poi ne parleremo in un prossimo video, perché non sono, diciamo che non fanno parte della community fitness italiana di adesso. Mitch Spampinato, inizialmente l'anno scorso quando lo guardavo, cioè non voglio che sia una critica verso di te, ma è un mio pensiero, dicevo, ma come cazzo è possibile che questo, che comunque non ha un bel fisico, non è enorme, cioè è grosso ma non ha un bel fisico, sì, è simpatico, ha così tanto successo. Poi alla fine siamo arrivati alla conclusione che lui
Cioè, da una parte il pubblico segue di più lui che uno come ad esempio Coleman, perché lui è più vicino al pubblico e lo motiva molto molto di più. Cioè, quello che fa lui può farlo praticamente chiunque. Anche perché appunto ci sarà tantissima gente che mai era stata nella stessa situazione, che comunque appunto lo prende come esempio, come motivatore per dire anch'io ce la posso fare. Esatto. Lui ce la sta facendo, quindi grande, continua così. Sì, lui in realtà sta mostrando come un ragazzo normale, anzi un ragazzo normale che aveva un bruttissimo fisico, possa raggiungere, tra virgolette, buoni risultati allenandosi quotidianamente, quindi mostrando la sua quotidianità. Chiaramente mangiando bene, non pizza. Quindi questo secondo me è da ammirare perché motiva molto. Assolutamente. Motiva veramente tanto le persone e ho visto che tantissima gente lo segue. E tantissima gente che lo segue si sta allenando bene. Appunto che sull'alimentazione, fa vedere che lui fa la colazione in un determinato modo, compra determinate cose, insomma, i protein, queste robe qua. Sì, sì. Quindi è comunque una persona a seguire appunto anche per quel la motivazione che dà. E comunque il fitness, cioè il canale YouTube fitness stanno crescendo grazie a lui. Ora c'è tantissima gente che lo imita e lui sta portando avanti questa bandiera effettivamente. Tanto comunque, di cappello, bravo, tanto di cappello, cioè non possiamo dire altrimenti. Continuiamo così, noi ti seguiamo. Niente, questo era un po' il nostro pensiero. Con questo video ragazzi dobbiamo lanciare un hashtag, si chiama Gorilla Risponde. Quindi qualsiasi domanda avete per la testa fatecela e noi risponderemo direttamente con un video. Faremo dei Q&A prossimamente utilizzando l'hashtag Gorilla Risponde. Quindi ragazzi, mi raccomando, ogni volta che avrete una domanda di qualsiasi genere, da come si chiama sua mamma al calisthenics, all'alimentazione, a quanto ce l'abbiamo lungo, qualsiasi cosa, ragazzi, utilizzate l'hashtag Gorilla Risponde, perché così sarà più facile per noi trovarvi tutte le domande. Grazie della visione di questo video. Ci vediamo nel prossimo video. Bella raga, Gorilla Risponde. Ciao!